Per fronteggiare il problema del sovraffollamento nei pronto soccorso degli ospedali abruzzesi, la Regione mette in campo un piano che è stato redatto dall'Agenzia Sanitaria diretta da Pierluigi Cosenza di concerto con il Dipartimento Sanità guidato da Claudio Damario. Il documento viene sottoposto oggi alla Giunta regionale dall'assessore Nicoletta Verì per l'approvazione e poi dovrà essere adottato dalle ASL. Un sistema flessibile in grado di adeguarsi tempestivamente alle esigenze del momento intervenendo su più fronti. Migliore gestione della presa in carico e della dimissione del paziente sia a domicilio che in altre strutture sanitarie, percorsi dedicati per le diverse patologie, adozione del sistema fast track per l'invio direttamente al reparto dei casi a bassa complessità, dotazione predefinita di posti letto disponibili in area medica e in quella chirurgica per le esigenze di ricovero dei pazienti accettati in pronto soccorso, ha spiegato l'assessore Verì presentando il documento alla stampa. Daremo delle risposte attraverso degli indicatori, ma soprattutto si individueranno dei percorsi attraverso una nuova riorganizzazione dei percorsi sia per i pazienti meno gravi, ossia quelli del codice bianco-verde, che sono il 50% di quelli che affollano il pronto soccorso, ma soprattutto anche di quei pazienti gravi. Ci sarà la possibilità attraverso la fast track, ossia il ricovero direttamente per quei pazienti gravissimi, ma soprattutto anche un'osservazione di quei pazienti meno gravi. Il direttore Cosenza ha ribadito che si procederà ad una riorganizzazione del personale, del triage e dell'accesso dei pazienti oncologici e dei fragili direttamente nei reparti. Abbiamo riorganizzato l'attività del pronto soccorso in maniera che il pronto soccorso non fosse una struttura scollegata dall'ospedale, ma che lavorasse insieme sia alle strutture ospedaliere sia al territorio. Per questo abbiamo dato delle linee guida sia ai reparti sia al territorio, in maniera che il territorio si faccia più carico di alcuni accessi inopportuni al pronto soccorso e l'ospedale lasci magari dei posti liberi, colloqui direttamente col pronto soccorso al fine di poter accogliere tutti i pazienti che ci si recano. Personale, per la prima volta lo tariamo rispetto alle esigenze di ogni singolo pronto soccorso, cioè a seconda dell'attività noi stabiliamo un numero di personale opportuno per quelle esigenze. Non possiamo avere lo stesso personale per un ospedale hub o per un ospedale di periferia, perché è uno spreco di energie, di risorse e un peccato per l'utenza. Abbiamo anche raccomandato di aumentare le dimissioni il giovedì e il venerdì, in modo che il sabato ci potesse essere e la domenica ci potesse essere affluenza e che i medici di base di fatto non sono reperibili, ci sono più posti letto per eventualmente andare a soddisfare le esigenze della cittadinanza.